Nuova inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti nel settore della sanità, questa mattina raffica di perquisizioni ed arresti. I PM Woodcock e Parascandolo hanno scoperto un giro di tangenti che vede coinvolto l'ospedale Santo Bono Pausillipon. Qui nella Procura di Napoli questa mattina la conferenza stampa del reggente Nunzio Fraiasso, il procuratore Nunzio Fraiasso, che ha evidenziato tutti i dettagli dell'inchiesta. Si tratta di una pluralità di vicende corruttive che sono protratte nel tempo, che danno uno spaccato emblematico di un sistema corruttivo che è inveterato nel tempo, che non cessa di esistere nonostante le indagini che ciclicamente lo fanno emergere. Sono una pluralità di pubblici funzionari coinvolti. Si tratta di corruzioni che riguardano sia aziende ospedaliere di rilievo nazionale che istituti universitari e che coinvolgono sia imprenditori napoletani sia, allo stato delle risultanze processuali, cooperative bolognesi. Dalle indagini in corso e anche dalle indagini che sono state effettuate con esiti giurisdizionali positivi in un passato non lontano, c'è da dire che il mondo della sanità pubblica, purtroppo non è indenne rispetto a fenomeni corruttivi. Laddove ci sono commesse pubbliche, affidamenti di appalti, in particolare se basati su valutazioni tecniche, lì si annida il rischio della corruzione, che attraverso la promessa e il pagamento di somme di denaro indebite o di altre utilità indebite cerca di orientare a vantaggio di imprenditori spregiudicati l'affidamento degli appalti pubblici. Non bisogna sconfortarsi, noi abbiamo il dovere di andare avanti, di scoprire eventuali episodi di corruzione e ovviamente assicurare alla giustizia i responsabili, che avranno modo di documentare le loro condotte dinanzi al giudice. In questo caso, diciamo, riteniamo di aver acquisito un quadro molto importante che poi ha portato, ripeto, solo successivamente all'acquisizione del quadro, diciamo, probatorio abbastanza solido, a una confessione, una piena confessione dell'imprenditore, che ovviamente adesso passerà al vaglio del giudicante.